Una buona serata, ben ritrovati per la seconda edizione di Weekend Sabato. Continuano, nonostante i divieti, le proteste ad Hong Kong. La polizia ha sparato i lacrimogeni nel tentativo di disperdere numerosi attivisti che si erano riuniti davanti ai palazzi governativi, malgrado i divieti, come abbiamo detto. La polizia ha ripreso poi il controllo dell'area intorno al Parlamento. Il Consiglio legislativo, dopo circa un'ora di guerriglia, hanno lanciato diverse molotov all'interno del recinto che circonda l'edificio. Secondo i media locali, molti attivisti sono indietreggiati verso Wan Chai e Causeway Bay. È cominciato il primo controesodo dalle vacanze. Si registrano flussi di traffico intenso verso le grandi città del nord da questa mattina, con numerosi rallentamenti sulla A1 e sulla A22, ma comunque il traffico è abbastanza sostenuto e l'invito alla prudenza è ampiamente rispettato, almeno fino a questo sabato, tant'è che non si sono registrati incidenti particolari, o almeno così doveva essere. Invece c'è stato sulla A1 Milano-Napoli, nell'incidente un furgone si è ribaltato, uno dei suoi occupanti ha perso la vita, mentre altri tre sono rimasti feriti. Occupiamoci adesso del fermo pesca che è stato prolungato dalla regione Puglia con una serie di importanti sollecitazioni che erano arrivate anche nei giorni scorsi da diverse organizzazioni del settore. Anna Ricciardi, Telecattolica. Il fermo pesca obbligatorio nelle marinerie pugliesi da Bari a Manfredonia proseguirà fino all'8 settembre, anziché fino al 27 agosto. E quanto deciso dalla Regione Puglia d'intesa con le organizzazioni di categoria al fine di tutelare l'ecosistema marino, riducendo lo sforzo pesca e la mortalità delle risorse ittiche. Lo stop di un mese alle attività delle flotte pugliesi con il sistema strascico è partito lo scorso 29 luglio, come da decreto ministeriale, il cui provvedimento autorizza le regioni, ove ritenuto necessario per la tutela del comparto, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio per le attività con reti cosiddette a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti. Abbiamo ritenuto, dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che la richiesta delle associazioni di categoria della pesca fosse, oltre che fondata dal punto di vista economico e sociale, anche doverosa da quello ambientale. Pertanto la giunta regionale è in procinto di deliberare nella prossima riunione di lunedì 26 agosto un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari. La Puglia ancora una volta si distingue per saper cogliere le deleghe concesse dalla normativa nazionale, prosegue Emiliano, e per attuare misure a sostegno della pesca professionale e dell'economia ambientale a essa connessa anche nel complesso sistema marittimo adriatico. Una pagina sportiva abbastanza ricca questa sera per Weekend Sabato. Incominciamo con la Formula 1 perché finalmente c'è una pole position tutta rossa nel Gran Premio del Belgio. La Formula 1 ritorna dopo la pausa estiva. Charles Leclerc ha conquistato la pole position e insieme a lui partirà il compagno di scuderia Sebastian Vettel. Per la prima volta dunque le McLaren di Hamilton e Bottas partono indietro. Per quanto concerne invece il calcio, manca un quarto d'ora circa al termine secondo anticipo della seconda giornata di campionato, quello in programma a San Siro tra Milan e Brescia, con i rossoneri che cercano il riscatto dopo il capo subito all'esordio ad Opera dell'Udinese. Attesa per il clou alle 20:45 Juventus-Napoli con la tegola Chiellini fermo per 6 mesi, mentre i partenopei puntano al secondo successo di fila. È tutto per questa edizione di Weekend Sabato. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24 con la domenica, domani mattina alle 9. A tutti un buon proseguimento di serata. A domani.